Nel 2015, all'interno del sistema Gemelli, uno dei più grandi ospedali d'Italia, è avvenuta una grande rivoluzione. La rivoluzione che è partita chiaramente da un riassetto completo della nostra istituzione, che è diventata, si è trasformata in una fondazione, ha previsto dei grandi cambiamenti all'interno delle reparti. Già il Gemelli è sempre stato da tantissimi anni un punto di riferimento per la diagnosi e cura all'interno della nostra regione, ma l'intento è quello di allargare gli spazi e naturalmente la ristrutturazione ha previsto un differente focus su alcune specialità che fino a quel momento non avevano avuto degli spazi consistenti. L'attenzione è stata posta, riorganizzando le unità di chirurgia che rappresentano il punto centrale della nostra assistenza, essendo soprattutto un reparto, diciamo una struttura che si occupa di grande chirurgia avanzata, ha avuto bisogno di un supporto da parte dei nutrizionisti clinici e la Fondazione ha investito moltissimo in quest'area, perché ha percepito anche attraverso diverse pubblicazioni che sono state fatte in quell'ambito, ha percepito quanto fosse importante l'integrazione di un'equipe nutrizionale all'interno delle varie strutture di diagnosi e cura. Per cui ha chiesto a chi era già presente di prendersi cura del paziente da prima del suo ingresso in fondazione, soprattutto nei pazienti che erano avviati a un processo chirurgico, fino a tempo dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico. Perché? Perché alterazione dello stato nutrizionale si associa ad un peggioramento della prognosi, a un peggioramento degli esiti chirurgici, indipendentemente dalla qualità della offerta chirurgica, che nel nostro caso è molto alta. Allora, sono stati messi in piedi dei protocolli in cui la figura del nutrizionista clinico si è integrata all'interno di un'equipe multidisciplinare e in questi protocolli noi abbiamo sviluppato un'area che poi abbiamo pubblicato che viene definita NutriCat. NutriCat è una parola che racchiude un percorso di supporto nutrizionale su cui ci siamo concentrati e su cui la Fondazione ha investito risorse economiche proprio perché ha creduto già nel 2015 dell'importanza dell'ampliamento di quest'area all'interno dei percorsi di cura. Che cosa significa questo? Significa che all'improvviso noi ci siamo trovati a seguire in maniera personalizzata i pazienti che erano avviati a tutte le discipline chirurgiche, interagendo strettissimamente naturalmente con i curanti che rimangono i nostri colleghi chirurghi e notando un netto miglioramento della performance, tenendo ferma naturalmente l'abilità chirurgica che era uguale al passato, solo perché i pazienti si sentivano seguiti dal punto di vista nutrizionale, migliorando carenze, migliorando alterazioni delle masse muscolari, cioè tutto quello che in termini scientifici si racchiude sotto stato nutrizionale perioperatorio. E da quel momento in poi, ovviamente, il percorso di supporto nutrizionale è diventato un must all'interno della nostra struttura.